ringrazio il Presidente e i dirigenti della TRAI per l'invito a partecipare a questa convention e rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti. I motivi di necessità di un'emittente televisiva di servizio pubblico sono oggi in Italia molto più impellenti di quelli che 65 anni fa in tutti i paesi dell'Europa occidentale portarono governi e parlamenti alla scelta saggia dell'emittenza pubblica. Oggi la sostituzione del sistema di trasmissione analogica con quello digitale garantisce, con una vasta molteplicità di canali, un'amplissima espressione della libertà di pensiero. Ma i pericoli di sopraffazione via etere delle libertà individuali e di gruppo sono enormemente aumentati. È molto difficile oggi che un paese sviluppato in Europa, America e Asia venga aggredito e asservito con attacchi militari via terra, mare o cielo. Ma sono molto facili, diffusi e disastrosi i più svariati attacchi di comunicazione via etere e non solo via etere, in appoggio a silenziose e micidiali guerre economiche e finanziarie. Proprio l'Italia costituisce l'esempio di un paese che, dopo aver conquistato all'inizio degli anni 60, con l'ingegno e il lavoro di tutti, il quarto posto tra i 7 più industrializzati del mondo, è stato aggredito sul piano economico e finanziario. Contemporaneamente, tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli in rete, magnificavano i benefici della globalizzazione, della finanziarizzazione dell'economia, dell'abbandono di ogni regola anche morale nelle attività di mercato autoregolantesi. L'attuazione planetaria di queste teorie, senza alcun controllo della politica, ridotta nel frattempo a funzioni ancillari, ha portato alla crisi che attanaglia il mondo da 7 anni. Per l'Italia e ancor più per la Grecia e la Spagna è stato come perdere una terza guerra mondiale. L'Inghilterra nel frattempo si è potuta difendere più di altri paesi perché aveva nella BBC un'efficiente televisione di servizio pubblico che ha veramente curato gli interessi degli inglesi, senza più perdere tempo a lamentare il carnevale televisivo di recente passato. In Italia si devono ora rafforzare le strutture RAI, le finalità e i contenuti delle sue trasmissioni informative e di intrattenimento, in maniera che essa possa assicurare un'efficace difesa e promozione dei legittimi interessi degli italiani, tutti gli italiani, giovani e anziani, ricchi e poveri, colti e ignari, cioè un vero e proprio servizio di sicurezza nazionale e comunicativa. Come, mi chiederete? Con un certo realismo pragmatico mi permetterei di suggerire una RAI società per azioni, posseduta per il 75%
dalla cassa depositi e prestiti e per un 25% quotata in borsa. Come società per azioni, la nuova RAI potrà chiedere alla Presidenza del Consiglio una licenza per le trasmissioni radio, televisive e in rete. La Presidenza del Consiglio, nell'atto di convenzione, potrà imporre alla RAI precisi obblighi di servizio pubblico a tutela dei legittimi interessi dei cittadini italiani. Potrà inoltre richiedere specifici servizi a favore di categorie, istituti, gruppi di persone nell'interesse dello Stato. Per le prestazioni di tali servizi, lo Stato dovrà obbligare nella convenzione il Ministero dell'Economia a corrispondere alla RAI adeguate, precise contribuzioni finanziarie. Pertanto, al momento in cui verrà abolito il canone di abbonamento alle trasmissioni RAI, lo Stato potrà fare un prelievo fiscale sull'acquisto di tutti gli strumenti capaci di ricevere e trasmettere in qualunque forma comunicazioni via etere. Lo Stato potrà così ripagare i servizi di interesse pubblico offerti dalla concessionaria RAI e potrà integrare il sistema della cosiddetta copia privata a sostegno della salvaguardia e diffusione della cultura e dei diritti delle opere dell'ingegno. Nello strumento della convenzione tra Stato e RAI saranno fissate regole per le trasmissioni pubblicitarie e norme generali per la selezione e assunzione degli operatori interni dei programmi informativi e di intrattenimento. Per quanto riguarda la governance RAI, l'organo concedente, cioè la Presidenza del Consiglio, così come avviene in Inghilterra per la BBC, indicherà al detentore della quota di maggioranza, in questa ipotesi in cassa depositi e prestiti, i nominativi da fare eleggere dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, cioè le persone del presidente, garante del rispetto di tutti i teleutenti, di un amministratore delegato responsabile della gestione amministrativa, del direttore generale responsabile dei contenuti dei programmi informativi e di intrattenimento, infine dei consiglieri in rappresentanza della maggioranza. Questa mi sembra una proposta realistica. A voi la discussione. Grazie.